Ehi tu, hai mai visto le Chinatown? Vieni con me e ti porterò nel profondo sud, dove l'aria profuma di pasticciotti e cioccolata calda e le strade si vestono di colori e di magia. Indossa allora la sciarpa e il cappello e preparati a fantasticare. In questo angolo di paradiso ti sembrerà che il tempo si fermi e che tutto sia veramente possibile. La cultura si mescola a luci scintillanti. Seguimi e ti troverai immerso in un caratteristico presepe, con statue fantastiche che ti mostreranno l'arte di trasformare tra le mani la cartapesta. Tutto qui ci avvolge in una preghiera silenziosa e ci fa sperare in un futuro migliore. Il colore giallo del nostro barocco si mischia al verde delle ghirlande e crea così un'atmosfera davvero unica, da sogno. Ti sembrerà di camminare sulle nuvole, calpestando il marmo dei sentieri, mentre assapori sul palato i diversi gusti dei taralli offerti in strada. Ti consiglio il gusto olive nere, davvero davvero squisito. All'entrata di Piazza Sant'Alonso ci accoglierà una lupa all'ombra di un leccio, in un mosaico antico che riflette un grande albero luminoso con la sua stella. La piazza è gremita di gente che chiacchiera e scatta foto. Tutto intorno casette di legno, colme di cibi tradizionali ti saziranno lo spirito, mentre giovani cantanti di strada riscalderanno il tuo cuore. Ti consiglio di ascoltare le loro melodie comodamente seduto ai gradini del sedile. Una lunga via di fiocchini neri ci guiderà tra palazzi luccicanti, in mezzo a tantissime persone in cerca dell'ultimo regalo da mettere sotto l'albero. Tutti i vicoli qui raccontano il Natale, come se le mamme di Lecce accendessero le luci per riportare a casa i loro figli. Una stupenda ed enorme stella aspetta di essere ammirata in uno degli edifici più antichi della città, protetta da colonne, scalinate e vecchi lampioni, un vero dono per gli occhi. Si trova nei pressi della piazza principale, a ridosso di una lunga salita, ma essendoci due ingressi, vi consiglio di apprezzarla da via Umberto I. Qualcuno disse che il Natale non è un tempo, né una stagione, ma uno stato d'animo. E allora fatti guidare dal bimbo che è in te e stare sulla giostra, credimi, non te ne pentirai. Mai. Io vi esorto a salire sul cavallo, è molto comodo. Guardate, lo vedete? È lì nascosto tra la folla. Bambini, chi sarà mai? Ma certo che lui è Babbo Natale. Babbo Natale è in città. Allora è lecito esprimere desideri. Sono sicura che vi aiuterà a realizzarli. A questo punto, se ancora non sei stanco, c'è ancora qualcosa che ti voglio far vedere. È un posto ricco di musica, colori, urla e divertimento. Si tratta del meraviglioso Luna Park. Macchine da scontro, dischi volanti, navi ed elefanti saranno la cornice perfetta per una serata romantica, da concludere in una prova di forza e in un orsacchiotto da vincere al banco del tiro a segno. Ti senti fortunato? Allora, buon divertimento! Lungo il cammino che ti riporterà verso casa, non dimenticare di scattare una foto ricordo nel posto che ti è piaciuto di più. Sarà in futuro motivo di serenità ricordare quanto sei stato bene in questa città. E allora, lassa scire tutta la malinconia. Ti auguro un anno chino chino di salute, amore e t'allegria. Vi prego, non abbattetevi, vivete quest'anno con il sorriso. Andrà tutto bene, ce la faremo. Buon anno a tutti voi.